Grazie di essere qui stasera, nonostante la neve, o forse a causa della neve. Da quando io sono qui, cioè da agosto, abbiamo deciso di aprire le porte dell'istituto alle residenze d'artista. Ogni mese si avvicina qui un artista e l'artista di gennaio è un giovane compositore, un pianista che ha studiato con Michele Campanella, con Ivan Fedele, ha fatto un dottorato a Panui, si chiama Franco Venturini, molti di voi lo conoscono, vi prego di rivolgere un piccolo applauso perché entra in scena. La novità della serata non è solo quella di avere un grande compositore che suona, come sentirete stasera, Ligeti in un modo eccezionale, ma soprattutto di avere un ragazzo molto generoso, perché come prima iniziativa di questo concerto ha deciso, il primo di tre, ha deciso di dedicare la serata alla musica di tre compagni compositori giovanissimi che io vi presento, li chiamerò anche loro a entrare in scena. Sono nell'ordine alfabetico Daniele Ghisi. Di lui sentirete stasera un brano che si intitola Meccanica del quotidiano, che è stato composto credo quest'anno, perché è del 2013. L'altro musicista, compositore, come vedete giovanissimo, si chiama Vittorio Montalti. Già famoso, è giovanissimo, ha meno di 30 anni. Il brano che sentiremo stasera suonare da Franco Venturini si chiama Don't Shoot the Piano Players, vedete, il 2011, e adesso io li lascerò con il terzo compositore, giovanissimo anche lui, che si chiama Andrea Sarto. Ha studiato in Italia, si è venuto a perfezionare in Francia, lavora all'ICAM con Vittorio e anche Andrea Sarto ha scritto un brano che il maestro Venturini ha deciso di suonare questa sera. E si intitola Senza titolo ed è una creazione che viene eseguita per la prima volta stasera. Io adesso do la parola ai quattro magnifici nostri giovani compositori, non senza annunciarvi un'altra importante novità dell'Istituto di Cultura. Da oggi noi abbiamo a disposizione un piano che voi vedete dietro di noi, è un piano a mezza coda, modello F212, prodotto da Paolo Fazioli. A molti di voi questo nome non dice niente e invece dovete sapere che Paolo Fazioli è considerato un ingegnere, un costruttore, un imprenditore, soprattutto un grande tecnico, ed è considerato nel mondo della musica italiana il produttore delle Ferrari per i pianisti. Grazie a tutti, io adesso lascerei la parola per una brevissima introduzione al maestro Venturini, ai nostri amici compositori, e poi il concerto comincerà come era previsto in programma alle 20 per concludersi un'ora dopo e io spero che non sarà l'ultimo, il primo e l'ultimo, ma il primo di una lunga serie. Grazie a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare la direttrice ancora per questa residenza che mi ha offerto in questo storico luogo e per avermi messo a disposizione l'istituto per lavorare quotidianamente. Ed essersi, quello che veramente mi ha colpito sin da subito è la sua estrema sensibilità e la sua grande apertura verso l'arte, gli artisti e i loro progetti, che lei cerca in ogni modo di incoraggiare, di sostenere con piena fiducia e pieno entusiasmo. E quindi anche il fatto di aver accolto la mia richiesta di necessitare di un piano diverso da quello che è in dotazione all'istituto e di venire quotidianamente incontro alle mie esigenze e alle esigenze di tutti gli artisti che ha ospitato e che ospiterà prossimamente in questo ciclo di residenze e promesse dell'arte. Io stasera appunto ho coinvolto degli amici che sono appunto con cui abbiamo condiviso in parte gli studi
e che quindi sono compagni di percorso e con i quali mi sono ritrovato qui a Parigi e con i quali insomma condividiamo costantemente, oltre che un rapporto di amicizia, un rapporto artistico. E quindi ho voluto cogliere l'occasione per proporre loro musica principalmente e di coinvolgerli per invitarli anche per parlare un momento di questa loro musica. Io vorrei passare la parola a ciascuno di loro tre per presentare il loro brano, il brano che andrò a suonare, di cui ci sono anche Andrea ha scritto appositamente un brano per questa serata su mia richiesta, quindi è una creazione mondiale. E il brano di Daniele è una creazione francese, ho suonato in Italia all'inizio del mese, e la propongo in Francia stasera per la prima volta. E vorrei che appunto dialogare un momento con loro su questi loro brani e sulla loro visione, sulla loro visione del pianoforte, nella loro prospettiva compositiva, sul loro modo di concepire la musica e di concepire il pianoforte nella loro musica. E comincerei subito con Vittorio, che è alla mia sinistra, che appunto ha scritto questa raccolta di brani, questa piccola suite Don't Shoot the Piano Players, che ho suonato già 2 o 3 volte in Italia e un anno fa a Strasburgo. Allora, dunque, Don't Shoot the Piano Players è una suite di 6 brani. Ciascun movimento è ispirato ad un pianista, allo stesso tempo è una dedica di un pianista importante, che è importante, diciamo, sia, sono dei pianisti famosi da un certo punto di vista, e soprattutto sono stati importanti per me, sia come compositore che come pianista. Io prima di aver studiato la composizione ho studiato il pianoforte, quindi ho fatto gli studi classici in conservatorio, il diploma di pianoforte, e quindi da studente evidentemente ci sono dei punti di riferimento che sono molto importanti. E allo stesso tempo, dopo, intraprendendo la carriera di compositore, comunque queste figure restano importanti alla stessa maniera, seppure da punti di vista, da prospetti diversi. E i 6 pianisti a cui mi sono ispirato sono Marta Argerich, in ordine Keith Jarrett, Friedrich Gulda, Bruno Canino, Glenn Gould e Bill Evans. Dunque, il primo brano è appunto dedicato a Marta Argerich e parte un po' quello che mi affascina del suo pianismo è il fuoco che anima le sue esecuzioni e la sua forza. Quindi il primo brano effettivamente è un brano, una toccata per pianoforte molto virtuosistica, puoi confermarlo, dove abbiamo 2 elementi che lottano essenzialmente, cioè una linea che si sposta nel registro verso la cuda e poi scende nel grave e disegna, nel suo movimento disegna un movimento sinusoidale che gradualmente si allarga nell'acuto e scendendo si restringe. E l'elemento con cui lotta invece sono degli elementi, degli sforzati agli estremi del registro del pianoforte, sì, delle esplosioni. E non so se vuoi far sentire questi 2 elementi. Sentiamo prima la linea, un frammento della linea, quindi sentiamo solamente una porzione, ma ovviamente non capiamo qual è l'andamento generale. Ecco, e su questo primo elemento si monta un secondo elemento che è, come diceva Franco, sono delle esplosioni a cui il primo può reagire in maniera diversa o può anche essenzialmente ignorare lo stimolo esterno e quindi effettivamente non succede nulla e
se vuoi far sentire il secondo elemento. Ecco, sono esplosioni di questo tipo, poi essenzialmente restano invariate. E il secondo movimento è ispirato a Keith Jarrett e ad alcuni corali che si possono ascoltare nei concerti di piano solo, essenzialmente. E in questo caso l'idea è quella di avere un corale che gradualmente si scioglie, e quindi grazie al pedale tonale la linea di corale resta intatta, ma da ogni accordo ne scendono altri, quindi gradualmente un corale diventa essenzialmente una grandissima discesa d'accordi. E vuoi far sentire magari una frase di corale? E una frase di corale con almeno all'inizio del processo, cioè con una discesa, diciamo. Un secondo elemento che gradualmente modificherà tutto fino ad un'esplosione e ad una ripresa del materiale iniziale negli abissi della tastiera, fondamentalmente. E il terzo brano è un omaggio a Friedrich Wood, e quindi la sua ironia come pianista e anche la sua passione per l'improvvisazione, per il jazz in particolare, per un certo tipo di jazz. E in questo caso io ho scritto un piccolo brano jazz, dopodiché l'ho spezzettato, l'ho rimischiato praticamente casualmente. E faccio un piccolo riferimento ai Beatles, perché ho saputo dopo che i Beatles hanno scritto Daniele sarà contento perché è un Beatles omane e perché ho saputo che per scrivere Being for the Benefit of Mr. Kent volevano ricreare l'atmosfera di un organetto di un circo in realtà, e quindi cercavano il suono di un organetto da circo, e non hanno saputo come fare per settimane, fino a che a un certo punto hanno deciso di raccogliere tutti i suoni, tutte le registrazioni vecchie di organetti da circo, dopodiché hanno tagliato tutte queste registrazioni, hanno lanciato per aria e le hanno rimischiate completamente a caso. È un procedimento simile a quelli di Cage, cioè, esatto, esattamente. La mia esatto. Franco ci fa ascoltare l'originale senza quello che ho fatto dopo io lo sentiamo del concerto. Originale sempre di Marco Vittorio Montalti. Sempre scritto da me, ma... Che cosa significa per te il jazz da compositore e da pianista? Cioè, fa parte della tua formazione? È una tua passione personale? Che presenza è stata nella tua formazione e adesso nella tua vita di compositore? E allora, non nella mia formazione, cioè non veramente, nel senso che non l'ho mai studiato, l'ho fatto solo amatorialmente, quindi i miei studi sono classici, in realtà, per quanto riguarda il pianoforte. E come compositore è effettivamente una passione, un'ispirazione che c'è sempre, quindi ascolto molto jazz e niente. E comunque un interesse forte per l'aspetto dell'improvvisazione, quello sì. Quindi che va al di là del linguaggio del jazz, ma
posso utilizzare l'improvvisazione per la mia musica, diciamo. Vado avanti. Il quarto movimento è ispirato a Bruno Cannino e quindi in realtà è un meccanismo di meccanismi, quindi c'è questa idea di meccanicità che mi faceva pensare al personaggio e alla sua maniera di suonare. Non sentiamo nulla di questo brano, che lo sentiremo dopo per intero. Il quinto è ispirato a Glenn Gould e è un po', come dire, è il limite della, credo, delle possibilità esecutive, no? È un po' sì, è tutta la raccolta ai limiti. Questo quello che accomuna questi giovani compositori, me compreso, è quello di cercare di andare all'estremo delle possibilità esecutive ed anche delle potenzialità degli strumenti. Quindi il quarto brano dedicato a Cannino, diciamo, non anticipiamo nulla, ma sentirete un altro suono, un pianoforte che è completamente, è su un'altra dimensione, è completamente trasformato. E dall'altra parte anche dal punto di vista tecnico, la sfida di andare, di già le esercite di Ligeti sono trascendentali. Già Liszt aveva portato all'estremo la tecnica della sua epoca, e con questo portare all'estremo, in un certo senso, i grandi compositori hanno sempre chiesto quello che sembrava impossibile, ma grazie a questa richiesta gli strumentisti hanno sviluppato la tecnica e gli strumenti, diciamo, i costruttori hanno sviluppato gli strumenti. E Ligeti nell'esetude per pianoforte porta il concetto di trascendentale di Liszt, che appunto il Liszt è a livello più fisico, gestuale, lo porta a livello anche mentale, perché abbiamo una sorta di iperpolifonia di parametri che il pianista, oltre a livello di gestione appunto muscolare della tecnica gestuale, deve gestire diversi parametri che si muovono anche in maniera indipendente. E quindi il concetto di trascendentale della musica contemporanea si estende a tutti i parametri e si estende fino a estendersi allo strumento, cercare di trasformare, di sviluppare le potenzialità dello strumento ai massimi, diciamo, oltre quello che si conosce, oltre quello che fino adesso è stato sperimentato. E, in Glenn Gould, ovviamente, quello che secondo me ti interessa è Gould è un pianista che è stato estremo nelle sue, in molti casi, per le sue interpretazioni. E lui ha scelto, appunto, un linguaggio estremo. Sentiamo i due estremi subito. Sì, sì, sì. Sentiamo l'inizio di questo. Sottoscrivo. Ho studiato. Promosso. Accettare di suonare
e di non avere tutto quello che sta facendo come riscontro sonoro. C'è anche una cosa importante da dire, che è l'idea di meccanico, di meccanicità che c'è un po' in questa raccolta, in generale tutta la mia musica, e qua il suonare o non suonare porta ad avere a volte il suono del pianoforte, a volte il rumore della meccanica, e quindi è una cosa molto importante. Comunque sì, e in realtà poi al limite tutta la parte finale del brano che è molto difficile dal punto di vista esecutivo e che quindi veramente descrive un po' un'idea di limite che appunto, come diceva Franco, è quello che caratterizza poi Glenn Gould, che a tutti gli effetti, da tanti punti di vista, un personaggio ai limiti. E ultimo brano, Bill Evans, fondamentalmente è una melodia, se vuoi far sentire le prime due frasi della melodia originale, ecco, questa melodia continua, sì, è una melodia che disegna un unico percorso ascendente e al pianoforte però la sentiamo spezzettata su tutte le ottave, e quindi in realtà la stessa, sono tanti frammenti di queste melodie che passano su tutte le ottave del pianoforte, con alcuni raddoppi irregolari, diciamo. Quello che usa qui è sempre l'esplosione, ma non come in Marta, che è un'esplosione energetica, dinamica, è un'esplosione in tutto lo di questa melodia, di questo piccolo spazio, in tutto lo spazio del pianoforte. Ma a questo punto proseguirei con Daniele. Buonasera a tutti. Il brano che Franco suonerà questa sera si chiama Sortie, e paradossalmente il primo è un brano di una raccolta, in realtà, di una raccolta che sto scrivendo in questi mesi, quindi è una raccolta che è un work in progress, per così dire. Quello che sentirete quindi è proprio l'inizio di un qualcosa, e la cosa che mi affascina in realtà, anche sentendo parlare Vittorio, è il fatto che ci sia almeno, vedo, un comune denominatore nella musica di diversi compositori della mia generazione, che è questo parlare di pianoforte legato al concetto di meccanica. C'è, credo, anche in un tuo brano per pianoforte, giusto, che si chiama Meccanica della Morte. È per ensemble. È per ensemble, ok. L'idea del meccanismo. C'è l'idea del meccanismo, c'è sicuramente nel brano di Andrea Agostini, che sentirete Mott stasera, che si chiama Mott. C'è forse non tanto esplicitamente nel mio brano di stasera, perché ma ci sarà sicuramente nella raccolta che di cui questo brano costituisce, per così dire, il preludio, cioè insomma il primo gradino. Cioè, scusa se ti interrompo, ho parlato degli studi di Ligeti, ci sono alcuni studi che sono, uno studio in particolare, Columna Infinita, 14°, esiste in due versioni. Una versione è per piano programmato da computer, e quindi questa idea di disumanizzare quasi la musica, piano programmato da computer, e esiste anche una versione più semplice dove lui dice ad libitum live pianist. E questa idea estrema viene anche da Colin Akarov, che ha dedicato la sua vita a lavorare sul ritmo e ha scritto degli studi per piano meccanico, che appunto è programmato con carte perforate, era programmato all'epoca, e quindi eseguito, brani eseguiti non da pianisti veri in carne ed ossa. Infatti, no, noto, era una specie di constatazione del fatto che comunque siamo ancora affascinati da questa concezione del pianoforte come macchina a bottoni, quindi come meccanica che mette in moto qualcosa, come prototipo di meccanismo, in realtà. Questa cosa, che è molto visibile appunto nei nostri pezzi, sono anche affascinato dal fatto che è meno visibile nel pezzo di Andrea Sarto, dove invece il cuore, lo anticipo già, ma perché un ragionamento che sto facendo, scusate, dove il cuore, vedrete, sarà più sul gesto, sul suono e sulle proprietà, direi, fisiche del suono.
La cosa che mi affascina, e tra l'altro del tuo pezzo, è questa, anche perché ne discutevo qualche tempo fa con un altro amico proprio su questa questione, come gestire il tempo in musica, e la sua risposta era: io cerco di non applicare nessun meccanismo, nessun processo. Per me il tempo deve essere una proprietà che esce dai suoni stessi. Quindi l'idea di abolire tutte le proprietà formali, se vogliamo, della costruzione del brano e cercare di lavorare sui suoni. E io mi chiedevo e mi dicevo che effettivamente volevo fare esattamente l'opposto. Non per lasciare a lato un discorso di cura del suono, tutt'altro, ma per concentrarmi piuttosto sull'aspetto che mi interessava davvero, cioè la proprietà formale del brano, il fatto nello specifico di dare una direzionalità precisa nella piccola forma. Quindi tutti i brani della raccolta saranno dei meccanismi, nel senso in cui ci sono dei prototipi di procedimento, o di processus, come direbbero qui in Francia, dove le cose che si mettono all'opera sono cose molto semplici, che portano a conclusioni spesso inevitabili. Forse possiamo sentirne uno. Nel brano di Sotti c'è un procedimento. Il fil rouge è semplicemente una linea che dalla mano sinistra poco a poco scende da un registro medio fino al registro grave del pianoforte. Ma la linea sentiamo? Sì, sentiamo la mano sinistra. Questa linea non la sentirete così chiara ovviamente, ma è qualcosa che uscirà poco a poco all'interno del brano, e nello specifico la sentirete, possiamo forse far sentire tutto insieme le prime due battute. Il concetto del brano per me era di cercare una cosa molto semplice, per cui questa linea qua a un certo punto alla fine finisce. Quindi il brano in sostanza è un'interpolazione con in modo abbastanza, anche con una certa nostalgia, se vogliamo, perché la cosa che mi interessa è questo brano per me è un sorti, nel senso che è un'uscita per entrare in una dimensione che poi sarà la dimensione vera della raccolta, e quindi sarà l'unico brano in cui c'è una componente veramente nostalgica, almeno io sento una componente abbastanza forte. È un compositore romantico, diciamo. No, no, sì. L'idea di base di questo brano è che, tra l'altro, è una ripresa. Qua apriremo una parentesi lunga, ma la faccio cortissima. Io ho avuto per molto tempo un sacco di problemi a scrivere per pianoforte. Forse ce l'ho come tutti. E quindi questo brano è per me un riprendere le file di un discorso che era finito almeno 7 anni fa, 8 anni fa. Se volete è anche un po' autobiografico, però non dobbiamo avere paura di dichiarare, cioè non è che nella musica di oggi siamo attratti dal meccanismo da una parte, ma è un meccanismo che comunque è vivo, non è che dobbiamo ripudiare l'espressività, assolutamente, nessuno ripudia l'espressività. Per nulla, no, assolutamente. Poi vabbè, il piano è molto piccolo, quindi immaginatelo anche in prospettiva con altri motivi. Nella raccolta che spero avremo modo di proporre. Ok. Invece Andrea ci parla del suo approccio molto personale al pianoforte. Buonasera a tutti, innanzitutto. Quando Franco mi ha chiesto di partecipare a questo concerto come compositore, come è successo agli altri ragazzi, era già da tempo che avrei voluto scrivere un brano per lui, quindi l'occasione è stata molto, molto propizia. Quindi ho cominciato a riflettere qualche tempo su cosa avrei voluto lavorare. Come per altre esperienze compositive che avevo cominciato, sulle quali ho lavorato qualche tempo fa, quello che mi interessava era di indagare un po' la relazione fra il pianista e il suo strumento.
e cercando di lavorare su alcuni aspetti specifici. E per questo brano, che comunque è un inizio, è un lavoro che dovrà essere approfondito più avanti, sulla quale dovrò anche riflettere rispetto alle, insomma, al foro e al tempo, insomma, al processo, proprio a tutto ciò che riguarda la composizione. No? E, beh, l'elemento su quale ho cercato di lavorare è stato l'elemento della risonanza, della corda, e il fatto che una corda che si percuote con un martelletto può avere una vita che prosegue oltre l'azione fisica dello strumentista sul tasto, perché se facciamo sentire ad esempio un mi bemolle suonato molto grave, staccatissimo, sentiamo che il suono non smette subito, ma ha una certa risonanza, appunto. E su questa vita, che comunque è sempre un po' effimera del suono, ci si può lavorare. E dunque ho cercato di prolungare in qualche modo questa vita del suono, questa risonanza, utilizzando i mezzi che il pianoforte stesso offre, che sono ad esempio il pedale, e oppure semplicemente attraverso il tasto che continua ad essere abbassato durante l'atto del suonare. Ecco, in entrambi i casi quello che il pianista controlla è quando lo smorzatore deve arrestare la vita e la vibrazione della corda. Tanto che possiamo anche cercare di giocare con questo meccanismo. E quindi possiamo ad esempio decidere di suonare questo suono molto forte sul tasto di bemolle e di prolungare la risonanza leggermente dopo che questa cominci a spegnersi. Ad esempio ripremendo il tasto subito dopo silenziosamente. Questa cosa lo possiamo fare attraverso il pedale del pianoforte, così senza pedale. Questo non è come a prendere tutta la risonanza. Andrea sta facendo un lavoro molto sottile. Nel pianismo classico, appunto, quello che il controllo si gioca nel momento in cui premo il tasto. Quello che viene dopo ormai è fatto, le je sont fait, non posso più fare nulla una volta che ho premuto il tasto. Andrea vuole andare al di là, vuole controllare quello che succede dopo. E allora lo posso fare come? Suonando senza suonare. Ad esempio, siccome queste note gravi hanno lunghe risonanze, io attivo il pedale o lo smorzatore subito dopo, captando queste risonanze subito dopo che il tasto è ritornato su. Quindi io posso prendere molte risonanze, ma anche meno. Riesco a gestire quello che resta. Sono io ascoltando e agendo di conseguenza che scelgo quanto di questo spettro lasciare. La stessa cosa col dito. Senza risonare. Faccio una specie di filtri, sono operazioni, filtri applicati con i mezzi meccanici, senza l'uso dell'elettronica. Diciamo che a questo stadio molto non è inserito in una drammaturgia particolarmente, perché sarà poi un passo successivo. Se posso permettermi di lavorare bene su questo aspetto. E quindi, però ecco, sono alcuni aspetti che mi interessano particolarmente nell'approccio. Sì, il pianoforte è uno strumento così ricco che come il pianoforte, ecco. Sì, poi devo dire che
conosco, insomma, ho suonato altra sua musica, conosco la sua musica, vedo che la sua direzione va sempre più, diciamo, eliminando, cioè scavando dentro la materia. Il materiale è piccolo di per sé che usa, è povero, e lui lavora dentro al materiale e dentro appunto all'azione del musicista. Cioè, se questo approccio sul fisico, il gesto che produce un forse suono, mi sembra. Come per Vittorio, per Daniele, diciamo che l'idea della meccanica in questo caso ha a che vedere con le leve del corpo umano, cioè con le braccia che si muovono, con le dita che premono i tasti, con i piedi che premono oppure decidono di tagliare, di accorciare un suono che si trasmette nell'aria. Sì. Voi vedrete certi gesti, suonando il suo pezzo io dovrò fare certi gesti, ma non saranno gesti solo coreografici, non è una coreografia, sono gesti che servono a produrre certi suoni e a controllare il loro sviluppo dopo averli prodotti. Quindi lui parla di drammaturgia, la drammaturgia che però è strettamente legata a quello che ascoltiamo, quindi corpo che si muove e che produce quello che arriva, quindi vediamo ma sentiamo un risultato perché vediamo quei movimenti. Andiamo a iniziare, vediamo 2 minuti per sistemare il palco e iniziamo il concerto. Grazie mille.